Antonluca Romoli, Antonluca c'è un po' la storia dell'ultimo periodo del circolo tennis qui di Manfredonia. Da penso 5 anni segui il progetto di Gianluca Piccoli. Come sono stati questi anni? Come è stata questa crescita del circolo, Gianluca? Allora, diciamo che probabilmente anche da qualche anno in più, perché inizialmente sono stato, diciamo, adottato dal circolo anche, direi, anche una decina d'anni fa. Però il progetto in sé, che sta portando avanti Gianluca, penso è partito da 5-6 anni. E diciamo che ho ripreso a giocare anch'io un po' più seriamente nel 2020, quindi dopo tutta la questione del Covid. E lì abbiamo iniziato con Gianluca questa, diciamo, quella che poi si è rivelata essere una cavalcata fino alla B, perché abbiamo ripreso di nuovo dalla D2, che è stata giocata senza nessun tipo di pretesa e cose del genere. Quindi piano piano ci siamo organizzati, che è partita dalla D2, promossi in D1, anche lì promossi l'anno dopo in C. Lì abbiamo fatto un po' di... il primo anno c'è stato, diciamo, un po' di ambientamento, poi siamo ripassati al secondo, che ci siamo presentati con un'ottima squadra. Quanto è complicata la Serie B, Antonluca? Allora, rispetto alla C, dove magari soprattutto verso i singoli che sono a 3 a 4 c'è un pochino più di margine, nel senso... Qui in Serie B anche i singoli a 3 a 4 c'è gente che è veramente tanto forte, tanto tanto forte, che poi, visto, cioè, giocano comunque giocatori di caratura internazionale che hanno classifica ATP, quindi è una bellissima esperienza assolutamente, anche solo poter condividere il campo con loro, perché ti rendi conto di molte cose che magari loro fanno rispetto anche a te stesso, e capisci perché hanno classifica ATP e sono così forti. Quanto sei cresciuto in questi anni e quanto devi crescere ancora, soprattutto? Allora, rispetto a anni fa, che ero, diciamo, ricordo ancora 3-4, passi avanti ce ne sono stati anche tanti, e anche, devo dire, nell'ultimo anno e mezzo soprattutto con... sono riuscito a dedicarmi un po' di più anche alla mia passione, ovvero al tennis, anche facendo più tornei e partecipando di più, allenandomi di più, quindi anche quest'anno sto vedendo risultati, perché sto riuscendo a vincere con persone di classifica 2-6-2-7, cosa che fino ad ora non mi era mai riuscita, quindi sono molto contento di come sta andando e spero poi nel futuro di poter continuare a dedicarmi allo stesso modo, se non di più anche. Antonluca, quanto vi aiutano questo momento così favorevole del tennis nazionale? Questo Jannik che comunque sfonda, certo, il video e... Sinner ha dato una grandissima mano, infatti anche solo prendendo la parte social, tennis è diventato, soprattutto in questi giorni, proprio un argomento seguito un po' da tutti, il che non può che far piacere, perché siamo sempre stati messi un po', tra virgolette, da parte, perché si è sempre dato più spazio al calcio e altri sport magari, quindi trovarsi in un momento del genere è sicuramente super, cioè, contentissimo proprio. Grazie Antonluca.